Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Musica, festa, colori, il carnevale di Sedico. Sono qui in compagnia di Claudio Mezzavilla, il presidente della Proloco di Sedico, organizzatore del Carnevale di Sedico insieme ad un sacco di altre persone. Sì, siamo qui insieme in questa piazza oggi per far portare, abbiamo portato tutti i nostri carri, dietro c'è un'organizzazione abbastanza importante che comincia già da subito dopo agosto, diciamo, per la costruzione e sistemazione dei nostri carri, e dopo con il consiglio Proloco e così ci troviamo sempre verso i primi dell'anno, dove decidiamo tutto l'organismo della manifestazione. È una manifestazione importante, siamo impegnati in 50-60 volontari. Ringrazio anche tutti gli sponsor che ci sostengono, ringrazio il GS che è uno dei sponsor più importanti della nostra manifestazione, e merito a questa azienda noi possiamo fare l'ingresso gratuito, altrimenti non ci staremo dentro con i costi, insomma, ecco perché la manifestazione ha dei costi molto elevati. Eccoci qua. Io ho trovato due supereroi ho trovato qua a Sedico, che si chiamano? Io Davide e lui? Ti chiami? Francesco. Francesco, quanti anni ha? Ha 3 anni, fa il timidone. Ma è un piccolo supereroe, lo stiamo tirando su. Beh, mi sembra che state facendo uno splendido lavoro. Ma qual è il vostro superpotere? La super pazienza. Ringrazio anche l'amministrazione comunale, che anche lei comunque concorre con, sia con le spese che con tutta l'organizzazione, perché pulizia strade, questo che l'altro, permessi e quant'altro. Ringrazio la Regione Veneto, che anche loro riconoscono che questa è una manifestazione importante, penso sia una delle più importanti manifestazioni della regione, insomma, di tipo carnevalesco. Trovato come in mezzo alla giungla una tigre. Come ti chiami? Michael. Che bellissima tigre che sei. E tu invece sei? Masha. Sei Masha. E Masha come si chiama quando non è Masha? Dasha. Dasha. Wow, bellissimo nome. Ma la particolarità di questo carnevale è che non è un carnevale solo di musica, divertimento, festa, ha anche molti eventi culturali, vero? Sì, non ci sono solo le tre sfilate, ma per esempio ieri sera abbiamo fatto una serata teatrale qui in parrocchia che ha avuto anche un gran successo perché la sala era piena. Abbiamo anche una grossa mostra di maschere e carnevali della montagna veneta, che è una mostra di Gianni Secco, che dopo anni che girava per tutta Italia finalmente è approdata qui a Belluno, e abbiamo qui a Villa Pat, la possiamo visitare su appuntamento. Abbiamo trovato un numerosissimo gruppo di mascherine, attenzione! Come ti chiami tu? Greta. Sei vestita da? Io ti ho riconosciuta. Anna. Ma non c'era anche un pupazzo di neve? È lì! Vent'anni di storia, ma ogni anno una nuova novità. Qual è quella di quest'anno? Quest'anno abbiamo pensato di fare una sfilata in notturna per due motivi. Uno, perché siamo avanti col carnevale, quindi le temperature dovrebbero essere accettabili anche di sera, insomma. E due, per stringere un po' i tempi anche per i cittadini del centro, così li lasciamo una domenica tranquilli.